Ciao a Ciao a tutti. tutti. Allora, oggi volevamo raccontarvi qualche aneddoto dei video che avete visto, diciamo un po' qualche retroscena che non è stato messo nel video. Diciamo che i video sono sempre bellini, non video fatti su misura per farli vedere perché sono molto spontanei, però anche dietro a tutta quella spontaneità c'è ancora qualcosa di molto, troppo spontaneo da mettere poi nel video, no? E allora oggi abbiamo deciso di metterli insieme due o tre che sono quelli che poi alla fine ci sono sembrati un po' più Sì, quelli un po' più, diciamo, brava. particolari, diciamo in tutto. Tipo, per esempio, il video che avete visto dove ci si è bruciata la lampadina. Sì, una cosa molto semplice, ma in realtà lo sapete perché si è bruciata la lampadina. Per colpa mia, perché praticamente avevo preso delle lampadine che sembravano delle super lampadine, pagate poco per essere considerate delle buone lampadine. Non si sta di dove si sono prese, No. però. E infatti queste lampadine, per fare tutta la luce che facevano, scaldavano eccessivamente il connettore. Hanno fuso fili in poi Bravissima. parole, oh. Dopo aver sciolto il connettore, non c'era più niente da sciogliere, ha deciso di sciogliere il filo, la gomma che ricopre il filo, e quindi una volta tolta la gomma è bastata una pozzanghera per fare in modo che i due fili si saldassero uno con l'altro, e lì il cortocircuito. E quello è uno. Non vi raccontiamo gli aneddoti di Teddy perché sarebbero Vabbè, troppi. quelli Poi per l'amor di Dio. un altro bello, che dal video, quello dell'Aurora Boreale a Rovaniemi, dove la Mary rimane incastrata Sì, nella dove la neve. Mary ride. Aiutami, aiutami. Ma la Mary ha anche pianto, è dovuta andare anche in casa perché Dai, Teddy, fai il praticamente è bravo, eh. andata così. Abbiamo iniziato ad allontanarci, diciamo, dalle luci lì del paese, eravamo nel paese di Babbo Natale. Santa Claus Sì. quando abbiamo visto quell'aurora boreale lì del video, e quindi spostandoci dalle luci vai in posti dove veramente non ci vedi, anche averci la lucina sulla testa, sì che ce la siamo messi, ma e si andava, c'era da scavalcare, diciamo, dei cumuli di neve. Per poi montare su sopra quello che uno presume sia una montagnola ricoperta di neve, un po' più rialzata da dove si vede il Sembrava della neve Sirio, pressata, che però no? non Sì, era. non lo era. Poi lui che è leggero, la volava, andava avanti, e un po' meno leggera, cosa succedeva? Che ogni passo ci Ma affondavo. io provavo a spiegargli, ci voleva il passo felino e felpato, però non mi Ma voleva dare che? retta. Ma che? Praticamente dove io mettevo il piede andavo giù. E poi, cioè, in automatico andavo giù, proprio ci sprofondavo. Ho rischiato anche la rottura di una gamba, in quel senso. Ma la Ora cosa bella. ci si ride, però non è stato per niente semplice perché a un certo punto non sentivo più i piedi. Toccato ritornare dentro la casina che avevamo preso. Quando sono arrivata a Scalda. togliere i calzini, a parte c'avevo il ghiaccio congelato tra i calzini e le scarpe. Le E dita dei piedi le dita dei viola. piedi non le sentivo più, erano rose, per dire, mi si staccano. Poi vabbè, dopo lì, piano piano, sono scaldato, si è bevuto una tisana, siamo riusciti per andare a scoprire poi cosa. C'era il C'era il sentiero. sentiero, tutto pari pari, per arrivare al Dove punto eravamo noi? più alto, diciamo, del paese di Santa Claus, dove siamo andati noi. Ci accedevi da una strada dietro, tranquillamente, pulita, battuta, senza dover sprofondare nella neve. Però questo ormai l'avevamo vista Ormai, dopo. dopo, quando non E serviva quindi più. quando io sono già andata, cioè, rimasi già nella neve fino a mezza poscia, però va bene così, ok, Poi c'è anche la cosa bella, è stata quando abbiamo preso il traghetto, perché siamo arrivati all'ingresso dove c'è il gate e non avevamo il biglietto, quindi bisognava sì, il andarlo a traghetto fare. quello non abbiamo fatto la Danimarca, venendo No. giù dalla Svezia fino alla Germania, no? Io arrivo, vado a sentire come si chiama lì, al casello. Gli dico, guarda, avevo bisogno di prendere il traghetto, abbiamo anche il cane, e quindi loro ci dicono che ci serviva la cabina, altrimenti avremmo dovuto mettere il cane nelle gabbie e noi non volevamo farlo. Figuriamoci, nella stiva. Avete visto com'erano le stive, no? Pressate. Lei inizia a guardare e mi dice, guarda, il primo traghetto disponibile è domani mattina alle 7:30, ma erano le 7:30 di sera, quindi avremmo dovuto aspettare 12 ore. Allora mi ha detto, prova a guardare l'altra compagnia, sono andata a chiedere, mi ha detto, sì, non c'è problema, allora prova
ti prenoto tutto alle 10:30 di sera, che poi anche lì siamo partiti poi alle 2:30, quasi le 3, però è un altro discorso quello. Vado lì, prenoto, gli dico guarda, avrei bisogno della cabina, lui sì, non c'è nessun problema, inizia a scrivere, mi rilascia il foglio, pago. E lì per lì sono rimasto stupito perché ho detto è arrivata la macchina, dice oh lo sono speso tot, io anche oh bomba, buono il prezzo, in due col cane, la cabina, oh ci mancava anche la colazione a seguito, sai, tranquilli, abbiamo aspettato già con l'idea di andare in cabina a farci una bella doccia, come saliamo sulla nave ho detto, dopo ma... 2 ore di ritardo, cioè forse più di 2 ore perché siamo saliti sulla nave alle 2 di notte. Detto vada a prendere la chiave della cabina. Vado dalla recepzione sulla nave e mi dice no, ma la cabina non ce l'hai segnata. Mi è sceso il mondo addosso, ho detto come non ce l'ho segnata, l'ho pagata. Ho spiegato il prezzo perché era così basso. Allora abbiamo dovuto pagare un'integrazione per poter prendere la cabina. In pratica poi mi sembra di aver capito che con la prenotazione che avevamo fatto avevamo il diritto poi sulla nave a prendere la cabina avendola già segnata. Però lì per lì cioè, è stato... Non è un problema nostro, non ce l'hanno fatta pagare noi, quello che ci chiesto ti si è dato. La prenotazione c'era, ma una volta andati a bordo non risultava a terminale di loro e quindi abbiamo dovuto pagare quella, la differenza e fortunatamente una cabina libera c'era. E per fortuna. Quella. E questi sono, diciamo, quelli tre un po' più... No, che tutto sommato poi ci è andato anche bene, sì. Ora poi da raccontarcene sarebbe una marea, perché anche per arrivare al Capo Nord, per l'amor di Dio, è tutto bello, quello che abbiamo ripreso, abbiamo parlato dei momenti di disagio, della bufera di neve, tutto quanto, però non abbiamo ripreso... I momenti quelli più momenti proprio dove più, ci è servita molta attenzione, quindi non si poteva riprendere. No, perché effettivamente in quei momenti lì tutto pensi tranne che riprendere, sì. Come siamo noi che abbiamo fatto riprese un po' tutte le cose, ci sono dei momenti che veramente non riesci ad avere la testa a riprendere, perché lì sono stati veramente brutti. Sì. Io siamo diciamo, in tutta questa età qui ho veramente pensato a. Forse poteva anche finire lì, per quanto sì, riguarda tutto il, discorso vedi... tutto il discorso della nostra vita, di tutto il viaggio che poi si è fatto. E niente, era veramente brutto, non vedevi niente. Poi si cercava l'uno con l'altro di darci la tranquillità, ma in realtà eravamo tutti e due nel panico. Sì, quando inizi a non vedere più il cofano della macchina, non vedere più dei finestrini. Non vedi i paletti, non vedi niente, i paletti famosi rossi, quelli che... Si diceva, sono quelli che ci seguono, in realtà non li vedevo nemmeno quelli, sicché macchine non ce n'era, perché poi in pochi veramente hanno fatto un'avventura del genere, si sono avventurati così, insomma di cose da raccontare ce ne sarebbero tante, ma magari... Iniziamo così, se vi piace, se siete interessati, vi piace... Cioè, qualsiasi domanda fatecela, noi si risponde volentieri, belle, brutte, non importa. Certo, qualsiasi comunque tipo noi di siamo contenti di trasmettervi... le emozioni che insomma abbiamo provato anche noi e questo ce l'avete già dimostrato in tanti messaggi, siamo contenti. Sì. Comunque, aspettiamo le vostre domande, magari instauriamo un po' un rapporto di domanda risposta, certo, no? In modo da potervi anche, non lo so, se avete qualche qualche domanda riguardo anche qualche video, perché ce ne sono arrivate parecchie di domande sotto i video, però se volete farcene qualcuna specifica dove non lo so, magari volete qualche chiarimento su qualche posto dove siamo andati, qualche consiglio, sempre che noi ve li possiamo dare, voi scriveteceli sì, nei piccolo, commenti. Noi, quello che si può dire di nostro, di vissuto nostro. Poi chiaramente ognuno, ogni viaggio lo vive alla propria maniera, le proprie esigenze, i propri modi. Va bene. Noi ragazzi vi salutiamo, vi ringraziamo di nuovo per averci dedicato 10 minuti della vostra giornata e ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao.